Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti i fan di The Shield of Sports. Sono Leonardo Santolari e oggi sarò con Pierpaolo Mauti della Sora, si può dire, della Sora Pallavolo. Non so se ci giochi ancora, perché stiamo parlando di un ragazzo che ha detto che forse si è ritirato, ma io rimango speranzoso, ovviamente, per un suo coinvolgimento nel futuro della pallavolo. Ciao Pierpaolo. Ciao, ciao a tutti. Questa intervista farà parte della nostra rubrica di Fair Play, in cui noi riusciremo a portarvi anche altri atleti. Pierpaolo gioca a pallavolo e noi potrete vedere, voi potrete vedere la nostra intervista interamente su YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Apple e Google Podcast. Ora però iniziamo, perché il tempo è poco e le domande che abbiamo sono veramente tante. Intanto, come stai Pierpaolo? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Un po' preso dallo studio e da altri impegni personali, però tutto bene. Tutto bene, grazie. Tu? Tutto bene? Tutto a posto. Noi andiamo avanti con la nostra cara rubrica di The Shield of Sports, che, come potrai vedere, è sempre piena di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Però siamo qui per parlare non di noi, ma di te. E volevo chiederti, per partire, tu hai giocato praticamente tutta la tua vita fino adesso a pallavolo. Come ti è nata questa passione? Beh, diciamo che è stato un po' un caso, perché io ero molto alto già quando avevo 10-11 anni, ero molto più alto rispetto agli altri miei coetanei, quindi, e poi ho iniziato ad avere dei problemi di schiena, che potevano essere a detta dei medici, degli osteopati e di altre figure appunto sanitarie. Mi hanno detto: prova a giocare a pallavolo, perché comunque potrebbe aiutare in determinati sensi, perché essendo appunto molto alto rispetto agli altri rischiava appunto di curvarmi, eccetera. Quindi o devo fare nuoto o pallavolo o sport del genere. E caso volle che durante l'ora di educazione fisica il mio ex professore di educazione fisica aveva una squadra di pallavolo, proprio che si allenava proprio nella palestra della nostra scuola media, e mi disse: vieni a provare, cioè vedi se ti piace, eccetera eccetera. Però è stato un caso fortuito che io, non sapendo che si allenassero lì, sono andato a finire in un'altra società di pallavolo, che è sempre stata Sora, che era l'Argos Volley, e che allora militava in serie B2, se non ricordo male. Sono andato a fare i primi allenamenti con loro, e quindi da lì, anche perché mia zia conosceva il presidente, che era il suo professore di matematica, quindi è stato tutto un rigiro pazzesco. Tu pensa che regia, poi là hai scoperto di essere bravo. Lì ho scoperto di essere bravo, che me la cavo abbastanza bene, sì, e quindi è stato tutto un caso fortuito, ecco. Ma pensate, a quanto pare il destino ti aveva deciso che tu avresti giocato a pallavolo. È proprio lì, perché poi è la squadra appunto con cui ho sviluppato tutta la mia carriera. Sì, lì al Sora, che tra l'altro io e te ci siamo conosciuti lì, perché io poco fa sono stato ospite a casa tua, lì alla splendida Villa Attilio, che si trova lì vicino Sora, e da là io e te ci siamo incontrati e ho detto: ma tu giochi a pallavolo? Mi ha detto: sì, no, vieni qui, perché dobbiamo farci una chiacchierata. E qui c'è stato un altro caso, appunto. Un altro caso. Che dalla pallavolo, tutto iniziato anche dalla pallavolo, che poi anche questo è nato come un gioco alla fine. Sì, ma guarda, io intanto colgo l'occasione per sponsorizzare la tua Villa Attilio, perché io ci sono stato personalmente ed è bellissima. E chiunque passi per Sora, insomma, ha anche l'opportunità di conoscerti proprio dal vivo, andando a farsi una bella notte lì da te. Grazie mille. Però devi tornare prima tu, eh? Ah, io e te ci organizziamo in privato, anche perché comunque io mi sono trovato bene. Là è una terra bellissima, lì vicino Sora si trova nel Lazio, per i nostri ascoltatori, si trova vicino Frosinone, che è una città del Lazio. Comunque, al di là di tutto, chiudendo la parentesi geografica della nostra conoscenza, tu mi hai parlato dei tuoi iniziali problemi alla schiena, e questo mi ha portato a farti anche un tipo di domanda, ovvero: che tipo di esercizi svolgevi tu e che tipo di esercizi svolge un professionista di pallavolo, perché tu giocavi in Serie A col Sora, quindi insomma il campionato massimo. Esercizi riferiti alla schiena o esercizi e allenamenti in generale? Tutti e due. Il tuo caso è specifico, però anche gli allenamenti che
ha un giocatore di... Beh, allora, in Serie A sono veramente tanti. Ecco perché infatti anche la mia carriera universitaria è stata un po' dettata da, dalle regole del gioco della pallavolo, appunto, perché in Serie A facciamo allenamento praticamente mattina e pomeriggio tutti i giorni. Quindi per me era impossibile entrare in università appunto con obbligo di frequenza, e è anche per questo che ho dovuto scegliere scienze motorie, che poi mi è piaciuta tantissimo, anche perché sono stato sempre un ragazzo molto sportivo a cui piacciono tutti i tipi di sport. E perciò gli allenamenti erano tanti, erano divisi da, almeno all'inizio della preparazione, sono divisi tra piscina, palestra pesi e allenamento di tecnica sul campo, insomma. Però mattina e pomeriggio tutti i giorni, con un giorno a settimana libero, che di solito è il lunedì, dopo la partita la domenica, un giorno di riposo se, che passi sdraiato, praticamente, passi sdraiato a letto. Infatti è stato... anche per questo, anche per il carico di allenamento, che comunque la mia schiena a un certo punto ne ha risentito talmente tanto, mentre appunto da piccolo mi ha aiutato molto, poi crescendo con gli anni, diventando più vecchio, i primi acciacchi sono fatti sentire, poi noi anche, diciamo, geneticamente con la schiena abbiamo molti problemi in famiglia, e questo mi ha portato appunto a peggiorare la mia situazione. Poi con il ruolo che ho fatto, che dovevo riprendere tutti quanti i palloni, ho esagerato proprio su quel pallone, e da lì ho avuto un problema serio. Sì, però sì, per quanto riguarda invece gli esercizi specifici per la schiena, quello era tutto campo del, noi avevamo un ottimo staff medico, fortunatamente, sia tra fisioterapisti, avevamo anche un osteopata, avevamo un ortopedico, avevamo il medico che poi è stato quella nazionale di basket, avevamo veramente un ottimo staff medico, quindi mi sono fatto dare degli esercizi, appunto, una routine di esercizi da fare ogni giorno, e è andato molto meglio, fortunatamente. Infatti posso continuare a giocare tuttora, nonostante i miei problemi sono stati abbastanza gravi. Beh, guarda, questa è una cosa molto buona, perché comunque ce ne sono tanti di giocatori che a un certo punto si spezzano tutto quello che hanno, perché giocano a livelli, giocano tanto, e poi magari li ritrovi o in sedia, qualcuno i peggiori proprio, li ritrovi in sedia a rotelle, ma parlo di qualsiasi tipo di sport, specie gli sport da combattimento, perché noi trattiamo anche quello, e purtroppo ci sono svariati casi di atleti un po' più in là con l'età che vengono... Purtroppo sono costretti a pagare il prezzo di una vita passata sempre, sempre dura. Sempre, poi, sempre infatti, è anche per questo che ho scelto di seguire la mia strada osteopatica, appunto per questo, perché ho visto davvero i benefici che una persona, soprattutto gli atleti o persone anziane, possono trovare davvero molto giovamento dall'osteopatia, appunto, come anche altre figure mediche, insomma. Sì, vabbè, ma questo è un percorso che ti fa onore, insomma, cioè tu passi da percorsi facili, da percorsi difficili a ancora più difficili. Più difficili, sì. le sfide mi attraggono, sì. Vabbè, ma è giusto così, io la penso così, però prima mi hai detto che il tuo ruolo era quello di recuperare tutti i palloni possibili, immaginabili, e privatamente me l'hai già confidato. Il tuo ruolo è quello di chi si fa il mazzo, insomma, diciamo libero, così. Sì. Fai libero. E poi in campo è quello che scinora di più, perché ha anche la maglietta diversa, quindi alla fine sì, l'occhio ti ci va per forza. Sì, sì, ma all'inizio infatti la vedevo la tua maglietta, quando ho trovato le tue foto, ho visto lui ha la maglietta diversa, lui fa il libero. Libero. È semplice da riconoscere libero, fortunatamente. No, comunque all'inizio, prima appunto del mio problema alla schiena, ho iniziato facendo con la carriera da martello, da posto 4. Poi mi sono convertito ad opposto, e infine ho fatto anche il centrale, veramente, quando ero più piccolino, quindi l'ho provato un po' tutti i ruoli, mi manca il palleggiatore. Il palleggiatore mi manca, non l'ho mai fatto. E alla fine, poi, nonostante io sia alto 1,90 m praticamente, in Serie A ero il più basso della mia squadra, e poi avevo ottimi fondamentali sia di ricezione che di difesa, e per questo, quando avevo circa 19 anni, 20, 19-20 anni, ho cominciato a fare il libero, dando ottimi risultati fin da subito, quindi ho capito che era quella la strada da seguire se volevo puntare appunto all'alto livello, insomma. Beh, tu conta, cioè fa anche abbastanza ridere che tu, che sei alto 1,90, poi io ti ho visto dal vivo, io sono 1,75, ovviamente tu mi mangiavi in testa, è facile, cioè
fa sorridere pensare che tu sei 1,90, ti hanno messo là perché eri più piccolino, cioè, però comunque ti ha pagato, perché comunque tu al Sora hai fatto 6 anni, mi sembra. A Sora, beh, io a Sora ci sono sempre stato praticamente, da quando avevo 12-13 anni che ho cominciato la pallavolo, sono stato sempre a Sora, tranne un anno che sono andato a giocare a Castellana Grotte in B2, anno che vincemmo appunto il campionato di B2 andando in Serie B1, e nonostante avessi ricevuto diverse offerte anche dal Belgio, anche da fuori dall'Italia, insomma, ho deciso di rimanere comunque a Sora, perché ci tenevo tanto, i tifosi credevano tanto in me, essendo appunto nato nel vivaio, come nella cantera del Barcellona. Il Totti del Sora abbiamo, il Totti della pallavolo. No, era questo il mio intento. Poi sono successe diverse cose e purtroppo sono stato costretto a lasciare, insomma, però era quello il mio intento. E poi alla fine l'ho mantenuto fino alla fine, perché non mi sono ritirato a 40 anni, però poi nulla è detto ancora, quindi tutto potrebbe accadere di nuovo. Infatti è quello in cui spero io, perché tu mi dici non ho fatto il palleggiatore, io stavo per dire è il tuo momento per provare a fare anche il palleggiatore, perché tu mi hai detto che ti sei ritirato. Non me la sento il palleggiatore, non me la sento di cambiare, no. Ormai sono vecchio. Hai scritto libero sul cuore, ormai non si può fare nient'altro. Sì. Mi piace la maglietta diversa, non per qualcosa, capito? Ormai ho lavato sempre quella, però. Quella. Al di là di tutto, parlando di soddisfazioni personali, qual è stata una delle tue grandi, io spero che nella tua carriera ne hai avute tante, però, e ne avrai tante, perché continuo a dire che non ti sei ritirato, però qual è stata una tua soddisfazione che ti è rimasta proprio impressa col Sora? Ce ne sono un po', le penso di due, ne elenco due, con il Sora soltanto, perché sono anche altre cose al di fuori del Sora che ho vissuto, per esempio con il trofeo delle province, il trofeo delle regioni, quando sono andato a giocare a Torino con gli altri ragazzi della regione Lazio. Comunque, se dovessi parlare solo del Sora, mi vengono in mente due momenti: la vittoria della Serie A2 a Vibo Valentia, perché non ci credeva più nessuno ormai, solo noi giocatori eravamo ancora fiduciosi che potevamo farcela. Eravamo sotto 2-0, perché lì si fa il meglio delle 5 partite. Eravamo sotto 2-0, terza partita in casa loro, e nessuno ci credeva più. Invece noi vincemmo 3 partite di fila, l'ultima di nuovo in casa loro, quindi sono venuti tutte le tantissimi tifosi da Sora con i pullman, eccetera. Hanno roba fatto, che neanche Mila e Ciro. No, bellissimo. Nemmeno nelle fiabe più belle, sì, è vero. Infatti tutti quanti hanno fatto, avevamo un ritratto, i tifosi hanno fatto un ritratto a ognuno di noi, io ancora il ritratto ce l'ho a casa, e è stato veramente bello. Poi tutti quanti dentro al campo, tutti a piangere, a festeggiare, sembravamo bambini. Quello è stato uno dei momenti più belli. E poi, per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda invece personalmente, è stato il primo ingresso che ho fatto in Serie A1, perché è stato il mio sogno fin da quando ho iniziato veramente a giocare a pallavolo. Volevo arrivare a tutti i costi, sia per me che per la mia famiglia, perché anzi forse più per loro che per me, perché hanno fatto davvero i salti mortali per accompagnarmi dovunque, a fare allenamenti a Roma 3 volte a settimana, cioè partire da casa, adesso tu lo sai quanto ci vuole da casa, mattina sul raccordo a quell'ora, che fa veramente, hanno fatto delle fatiche, le pene dell'inferno hanno sofferto per me, poi quindi ho detto devo farcela, giusto almeno per ripagare loro, quindi per me è stata una situazione, appunto, quando sono entrato in Serie A1 dice finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato al top della pallavolo italiana, che poi è il campionato più difficile del mondo, quindi alla fine sono stato veramente veramente fortunato e contento di questa mia esperienza. Vabbè, ma comunque, a parte che prima mi veniva da dire è stato il mio sogno fin da quando ero 1,85, fino a quando... Sì, beh, più o meno quello era, io a 14 anni avevo già la barba, ero alto 1,87, quindi... Beato te, io a 15 anni ero 1,60, poi ho avuto lo sviluppo tutto a sé. Però appunto, cosa non farebbe... cosa non farebbero i genitori per i figli? Questa è una cosa, comunque la tua è una bellissima storia, poi io la strada per venire da te me la sono fatta ed è una bella ora e mezza, noi ce la siamo fatta d'estate, io mi immagino l'inverno col raccordo pieno qua a Roma,
è un incubo, stata però. una cosa veramente faticosa, anche perché lavorano entrambi i miei genitori, quindi una volta mia madre doveva prendere il giorno dalla parte, mio padre doveva accompagnarmi appena finita di lavorare perché faceva le notti, oppure cioè, è stata veramente, veramente una faticaccia. Poi non solo per andare a Roma, ma anche a Frosinone 3-4 volte a settimana, già per andare a Frosinone sono comunque 50 minuti da casa, Eh quindi sì. è stato veramente difficile, anche per loro. Sono stato veramente contento quando ho messo il primo passo all'interno del campo, vedendo i giocatori di fronte, che c'era Zajcev, L'elite. Arabadiev. Quindi. Cioè, stiamo parlando di gente che comunque, cioè, sa il fatto loro, roba che se mi fate una schiacciata, vi mettete in tre, mi schiacciate in faccia, ma ammazzate Ah, è neanche un probabile, probabile. Mai è roba facilissimo che. il calcio, però comunque ho fatto il martello, quindi qualcosa ricordo, sì. Ma poi schiacciavano, pensa, schiacciavano in faccia a te e tu stavi là che la prendevi la palla, quindi pensa che. Due tre ne ho prese, due tre ne ho prese belle, belle dritte sulla faccia, sì, me le ricordo ancora. A 120-130 km/h si ricordano le pallonate. Ti rimangono impressi, c'è cioè il tatuaggio Sì, ormai. infatti c'è stato 5 minuti un po' così, però Direi. vabbè, è il bello del gioco, È il rischio un del po' di mestiere. È il sì. rischio del mestiere. Quindi tu mi hai detto, ci hai già detto che tu hai smesso per seguire la tua carriera universitaria. Quindi speri di diventare comunque la persona che sta dietro le quinte, insomma. Magari anche nel Sora, che ne sai? Quindi fino a un certo punto, perché dentro le quinte fino a un certo punto, perché comunque ti devi esporre per fare determinate cose, perché effettivamente, cioè, il miglioramento c'è e si vede. Cioè, io adesso sto frequentando il primo anno, quindi ancora non sono perfettamente all'interno di questo mondo, però ho cominciato a capire che se c'è una figura osteopatica, nel mio caso, all'interno di una squadra potrebbe cambiare veramente, veramente molto, perché già abbiamo visto i trattamenti che poi hanno fatti proprio pre-gara, per esempio, quindi agli atleti sia di alto che di basso livello, con dei Tanto. dati statistici che cambia effettivamente la performance. Quindi dietro le quinte sì, perché non ti vedi, però fino a un certo punto, per quello che si vede, quello che parla è campo alla fine. Quindi. Sì, parla del campo, però per arrivare al campo nel top della forma c'è anche una preparazione che va affrontata. E infatti io dico dietro le quinte perché è uno di quei ruoli che anche a teatro, no? Magari anche a teatro, anche nel cinema, sono quei ruoli che non mettono il viso perché non sono gli attori protagonisti come i giocatori, ma sono altrettanto importanti perché appunto in campo ci vai tu, ma ci vai grazie a loro, perché se no ti sfondi alla prima o alla seconda partita che ti arriva, se non hai la giusta Infatti preparazione. faccio anche scienze motorie per questo, così faccio entrambe le cose, Eh sì, no? ma una vita dedicata allo sport. Che ci sta, comunque è una bella vita, anche Sì, perché è noi. stato quello che volevo fare dall'inizio. Non lo sto facendo da giocatore, casomai lo faccio da dietro le quinte, appunto, da figura medica. Assolutamente sì, ma qualsiasi figura che fa parte dello sport, e noi lo sappiamo bene perché appunto abbiamo un portale dedicato a questo, è importante e una vita dedicata allo sport è senz'altro salutare ed è una vita migliore. Con questo ti faccio un'ultimissima domanda e poi ti saluto. E io ti voglio chiedere, tu che sei stato comunque ai massimi livelli della pallavolo, cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole intraprendere una carriera comunque nella pallavolo, comunque vuole provare a iniziare a fare pallavolo? Ecco, la seconda parte della domanda è ancora più interessante, perché all'inizio nessuno pensa di voler fare una carriera, soprattutto i ragazzetti. Devono cambiare diversi tipi di sport. Questo l'ho studiato bene a Scienze Motorie, c'era un professore che me lo diceva dalla mattina alla sera. Soprattutto all'inizio non dobbiamo forzare i ragazzi a provare un determinato tipo di sport. Io così ho fatto, in effetti. Ho fatto prima calcio, poi calcetto, poi nuoto, poi ho provato diversi tipi di sport. E alla fine ho scelto quello che mi si addiceva di più. E tornando alla prima parte della domanda della carriera pallavolistica, è stato fondamentalmente una fortuna, sono stato bravo io, è stata una fortuna, è stato un caso, eccetera, eccetera. Però l'ambiente che c'è attorno alla pallavolo è meglio della pallavolo stessa. Io ho visto proprio la differenza netta, perché le persone che mi hanno seguito nel mio caso, ma come ho sentito anche altre testimonianze di altri miei ragazzi, i miei amici, i miei compagni di squadra che hanno provato diversi tipi di sport, hanno visto effettivamente che l'ambiente che ti circonda nella pallavolo è quello che ti fa crescere realmente, anche pallavolisticamente, ovviamente, grazie ai tecnici, eccetera, eccetera. Però quello che mi ha colpito di più della pallavolo è stato proprio l'ambiente e la serenità con cui si lavorava e con cui si apprendevano le cose. E quindi
a un ragazzo consiglierei questo: prova diversi tipi di sport, ma se ti piace la pallavolo, prosegui nella pallavolo perché è davvero uno sport che merita. Beh, oltre a tutto il resto, comunque l'ambiente fa e fa tanto, Tanto. se ne sente tantissimo parlare in giro di ambienti marci che comunque rovinano carriere a giovani e giovanissimi che magari potevano sbocciare, eppure purtroppo hanno avuto, anche grazie a quello che c'è intorno a loro, hanno avuto una carriera frenata o addirittura conclusa. Non è il tuo caso, grazie a Dio, anche perché si spera che lo sport deve migliorare anche la persona, oltre che a livello fisico, anche a livello umano. Ed è una cosa sul quale vedo che penso che concordiamo tutti, proprio all'unanimità. Certo, assolutamente, assolutamente. Ok, allora, noi siamo arrivati al capolinea. Io ricordo a tutti quanti dove poterci seguire la nostra intervista che fa parte della nostra serie di interviste chiamate Fair Play, può essere disponibile su YouTube, Spreaker, Spotify, TuneIn, Google ed Apple Podcast. Ovviamente io ti saluto, ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso e per aver condiviso la tua storia che è fantastica, veramente. È una fiaba? Sì, praticamente sì, praticamente Non, cioè, è veramente una favola e ti ringrazio ancora e ovviamente passate a Villa Attilio perché avete la possibilità alla fine dell'intervista di conoscerlo di persona al nostro Pierpaolo. Ora grazie. saluto te e saluto tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao, grazie.